Segretario, 2 anni di governo all'opposizione della regione, 2 anni caratterizzati dalla pandemia. Il Partito Democratico però ha lavorato e da oggi torna a lavorare soprattutto sul territorio con l'allentamento dell'emergenza. Sì, 2 anni difficili, cui nonostante la pandemia, che ne ha caratterizzati 3/4, noi abbiamo trasferito la nostra attività politica nel mondo virtuale del web, abbiamo comunque garantito un lavoro al fianco dei nostri cittadini, ma adesso, uscendo dal ciclone pandemico, si torna tra la gente, si torna a riunirsi dal vivo, si torna a girare nel territorio, che è esattamente quello che la politica deve fare, soprattutto in una fase come questa, perché questi 2 anni sono anche stati il fallimento della giunta regionale, lo studio che ha fatto il Sole 24 Ore proprio 2 giorni fa, che ha dimostrato quello che peraltro gli abruzzesi sanno, e cioè che il calo del consenso del presidente Marsilio è stato drammatico, anche perché la regione ha gestito male la pandemia, che è stata tutta sulle spalle delle operatrici e degli operatori sanitari, spesso senza guida, è caratterizzata litigiosità interna feroce ed è anche una gestione opaca, attraversata da inquietanti vicende giudiziarie. Ora, di fronte a questo fallimento, però, l'Abruzzo merita un'alternativa e noi vogliamo essere il perno di questa alternativa, perché siamo un partito coalizionale che può mettere insieme forze politiche, forze sociali, associative, civismi, e che soprattutto può essere il perno di un nuovo programma, di un nuovo progetto di idee. Il Partito Democratico in questi giorni ha dato un segnale molto forte, abbiamo coinvolto importanti personalità nel lavoro del Partito Democratico, che hanno deciso di dare una mano all'Abruzzo tramite il Partito Democratico. Penso a Lino Guanciale, penso a Luciano D'Amico, penso a Enzo Di Salvatore, Enrico Raimondi e molti altri. Vogliamo continuare su questa strada, vogliamo costituire un comitato delle idee, 50 personalità del mondo del lavoro, dell'impresa, dell'accademia, del sapere del nostro territorio, che sia una specie di comitato scientifico del Partito Democratico, che ci aiuti a definire il progetto per l'Abruzzo del futuro, il progetto per le prossime generazioni abruzzesi, che possa poi definirsi come progetto di governo. Quindi un'alternativa che sia innanzitutto un'alternativa programmatica di idee e che poi sia anche un'alleanza. E questo è il lavoro che inizia adesso in questa nuova fase.